tipo 3 settimane. Lo so, mi devo aver disperso, ma purtroppo per voi sono ancora qui. Oggi dove andiamo? Allora, oggi facciamo un po' di pianura, perché io non sono molto allenato, quindi facciamo un po' di fondo. Abbiamo deciso di andare a visitare Cremona, andiamo a fare un giro a Cremona, passando per la ciclabile del Po. Del Po, che parte da Caorso e arriva a Cremona. Là c'è la centrale nucleare di Caorso. E noi qua siamo in mezzo ai campi. Qui c'è un essere radioattivo. In mezzo al nulla. Speriamo di prendere un po' di radiazioni e trasformarmi in Hulk. Così vado più forte anche in bicicletta. È tutto verde, molto bello. Pensavo fosse più noioso, sinceramente. Invece poi, guarda, ci sono i più pepi lì. Ci siamo, arriva il Po. Si vede lì. Adesso qua il Po si vede bene. Siamo a San Lazzaro. Hai ripreso l'idrometro? Sì. Antico idrometro? Sì, qua non è mai passato il Po. Non è mai saltato fuori di lì. Qui, a questo livello, è arrivata l'acqua del fiume nell'anno 2000. Questa è stata la piena dei record. E per fortuna che il fiume si fermò qui, a questa quota, perché se fosse arrivato a quota 9 metri, vedete questo 90, praticamente ci sarebbe stato lo sgombero coatto di tutto il paese. No, perché è larghissimo qua. Questo qua era uno dei ristoranti più famosi, hotel abbandonati. Eccolo, percorso cicloturistico che va a Isola Serafini, che è un isolotto sul Po molto caratteristico. Lì, questo è paese di Castelvetro, questo è Nicola. Bellissimo. Nonostante non siamo in collina, montagne mica montagne, comunque molto bello. Siamo sotto il ponte di ferro che va a Cremona. Eccoci sul ponte di Po. Arrivati Cremona, ora andiamo in centro sotto il torrazzo e poi torniamo indietro. Mi è mancato anche il giorno di mercato. Molto bello, solito culo, abbiamo beccato il mercato, però perché non faccio una ripresa così? Nico, è qui, un po' storto, ecco dietro il terrazzo, che spettacolo. Io non so che non è mai venuto qua in piazza, credo. Io sono sempre bello, anche da Dio. Ecco a voi il grande fiume. Ecco a voi il grande Nico. Mercato, nicchie di pane, birra. Allora. Tanto lì prima abbiamo visto il mostro di Loch Ness, è sicuro. Invece qua poi c'è un altro mostro di qualcosa, non so cosa si chiama. Non è di Loch Ness, ma sarà il mostro di San Giorgio. Puoi andare a mangiare? Che spettacolo! Centrale nucleare di Caorso. Dai, andiamo a mangiare, se no. Ci prendiamo a mangiare le rane? Questo qui è il prossimo cinema dove andrà a lavorare Edo. Cinefox. Cinefox.
il morino, il bagno lo farei là in alto. Cioè, guardate, parliamone. Giornale, torrettina, top. I segnali non sono buoni perché non mi ha risposto prima al telefono l'osteria, vediamo. Soggettiva sul pazzo. Allora, due aggiornamenti. Uno, fuori sta piovendo che Dio la manda e quindi la prendiamo tutta. E boh. Secondo, sono arrivati adesso i tortelli dopo più di 30 minuti di attesa. Oh, comunque è di compagnia. È proprio di compagnia. Grazie per venire a mangiare con me. Cappellacci, ma lo spec c'era dentro? Io lo spec non me lo ricordo. Comunque no, volevo farvi notare il tempo. L'acqua che sta piovendo. E per la seconda, 2 su 2, ogni volta che passiamo da queste parti prendiamo là. Qui no! Dove stiamo andando? Dai, noi speriamo di passarla liscia. Un po' le gambe molli, eh? Non so se il vino. Te sei molle. Forse sono stanco. Lo sai che ti ha cagato un uccello sul giubbotto? Sulla schiena. Sì. Non se lo filmo, guarda. Una bella merda di piccione. Dai. Sì. Porta bene, dai. Porta bene, intanto ce l'hai te. È giusto che porti bene. 7 km all'arrivo. Piove ovunque. Non lo so, 7 km. Sì, siamo a punto in ora. Bene. Zoncolan finito. No, Stelvio è finito. Ragazzi, queste asperità mi stanno distruggendo. La piove. E dove andiamo noi no! Ma dove andiamo noi no! Speriamo che. No, perché. No! Sta grandinando! Sta grandinando, Edo! Guarda sulle maniche! È grandine! Infatti mi fa male che il faccio, porca. Almeno non ci bagniamo con la grandine. No, eh? Non mi sto bagnando, veramente. Ho gli ultimi 3 km, ma sono sfiga, eh. Ah, cazzo! Non dire parolacce. No. Ah, visto! Sì, ma è entrata l'impatto la grande. Sì, fa male. Adesso ci giriamo anche contro. Il giro è finito! Non è vero, non è sì. Ancora, facciamo ancora in tempo a prendere un quarto d'ora d'acqua. Il giro è finito, se vi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo. Mi raccomando, guardate sempre il blog che mettiamo qua qui sotto. Ci vediamo sabato alle ore 12. Sul giro la vita!